pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ed eccoci pronti a ripartire. Oggi lo faremo da Parigi perché è qui che è ambientato il videoclip del nostro brano protagonista in questa puntata. Un brano che si intitola Baby Come Back e che è stato cantato dai The Player, band americana rock che pubblicò la canzone nel 1977. Andiamo dunque indietro nel tempo. La canzone tra l'altro diede anche titolo all'album che la conteneva e che fu trainato dal successo proprio di questo singolo, che diede popolarità alla formazione e persino permise di raggiungere la posizione numero 1 della Billboard Hot 100, dove rimase per 2 settimane, e la numero 10 della classifica R&B nel 1978. Fu naturalmente anche la miglior hit per il gruppo, che si era formato a Los Angeles negli anni 70. A farne parte c'erano Peter Beckett alla voce principale e alla chitarra, John Charles Crowley alle tastiere, chitarra e anche voce, Ron Moss al basso e voce e John Frazier che invece era alla batteria. Ron Moss, esatto, proprio l'attore protagonista della notissima soap opera Beautiful. Lui, classe 1952, che oltre a calcare le scene ed essere idolo del piccolo schermo, è anche musicista e cantante, appunto, quindi non soltanto il Ridge Forrester, ruolo interpretato dal 1987 fino al 2012. Baby Come Back è stata dunque la canzone di maggiore successo dei Player, citata in numerosi film e serie televisive, per esempio i Simpson nel 1992, ma anche i Transformers nel 2007. Nel 1981, invece, tornando alla band sotto l'etichetta Casablanca, ecco che venne prodotto l'album Room with a View. Seguirono poi il lancio dell'album Tour insieme a Gino Vannelli, Eric Clapton e anche altri. Lasciati i Player, nel 1995 Ron Moss incise un altro disco intitolato Electric Shadow insieme a Peter Beckett, l'altro ex membro della band. Nel 2002 invece ecco il suo primo disco come solista, I'm Your Man, cui fece seguito 3 anni dopo Uncovered. Il brano It's All About You è stato poi trasmesso anche in radio in Italia. Contemporaneamente al CD è uscito anche un calendario dell'attore cantante. La band dunque ebbe vita breve, ma nel 2013 c'è stata una reunion dopo la quale è stato pubblicato anche un album intitolato Too Many Reasons. Della canzone nostra protagonista oggi invece esiste anche un videoclip con immagini in bianco e nero che mostrano un caffè a Parigi. Le immagini scorrono lentamente, dolcemente, indugiando su una ragazza seduta a un tavolino che poi lascia il locale, passeggia per la capitale francese, raggiunge per esempio la Tour Eiffel. Poi l'ambientazione cambia, ci si ritrova in un interno dove la protagonista prima guarda alcune foto, poi indugia in bagno mentre si lava le mani e a questo punto si torna all'esterno con immagini ancora della Tour Eiffel e della città con vari dettagli inquadrati, poi si torna ancora sulla giovane che piange, al trucco che cola dal viso, poi osserva dalla sua camera gli esterni. E ancora torna fuori, cammina per la città, insomma il senso e il significato è quello del vuoto, della mancanza del proprio lui, la città stessa è completamente vuota, senza gente che passeggia, mentre lei è da sola. Allora vi lasciamo a questa hit indiscussa e particolare, complice appunto anche il contributo di Ron Moss. Eccola per voi!